Il lai nel 1958 oh, avevo un compito di illustrare dei testi. C'era allora Telescuola, era, era diretta dalla dottoressa Puglisi, eh, con il quale ho avuto come dire, un, un primo accordo sulle cose da fare. Le cose da fare. Poi, a Telescuola si è aggiunta Non è mai troppo tardi di Alberto Manzi che inventava in diretta delle cose eccezionali, aveva capito la televisione, aveva capito i mezzi di comunicazione che stavano nascendo e io ogni tanto gli davo, mi chiedeva di illustrare delle cose e quindi avevo questo compito. Dopodiché, eh, a un certo punto, nella partenza, loro hanno avuto, diciamo, qualche problema sui tempi. Eh, quanto tempo avrebbero, eh, avrebbero dovuto avere prima di cominciare la lezione? Cioè, la, la preparazione. Questa cosa è stata una, come dire, un tema... Eh, Molto interessante perché il problema era capire, eh, prima che Manzi cominciasse la lezione, la, la sigla doveva avere o il compito, diciamo, di trattenere mh, eh, le, le, le persone che si dovevano preparare. Eh, allora si facevano. Uh, queste organizzazioni venivano fuori nei bar, negli appartamenti, nelle scuole, insomma avevano uh, uh, delle complicazioni di questo tipo. Eh, eh, e quindi io diciamo che ho aggiunto ad, una, ad un video che loro avevano sul, sui caratteri di stampa eh, eh, e feci questa, questa parte della mano che scriveva alcune lettere dell'alfabeto eh, pochissima cosa può sembrare ma per me è stato mo molto importante perché non, eh, non sapendo eh, che cos'era una sigla in realtà ancora eh, io ho, ho lavorato mi sono ispirato sostanzialmente al neorealismo che allora imperava naturalmente Beh, quindi diciamo che io ho dato questa impronta e mh, questa cosa si è in qualche modo fortificata nel tempo perché tutte le sigle che io ho poi ho realizzato mh, avevano in qualche modo una, un, un rapporto con i linguaggi dell'arte e questo secondo me è stata la, 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 la cosa su cui ho lavorato per tutto il tempo in RAI. La mia attenzione per le, per le sigle è cominciata appunto no, con, eh, con l'avvento di, di un programma molto più vasto che andava eh, dagli sceneggiati fino a, alle, alle trasmissioni di carattere giornalistico. Che io ho seguito molto questa, questa parte insomma perché veramente aveva bisogno di copertine delle le sigle aveva anche il compito di come dire di dare un avvio al, a, a questo tipo di trasmissioni e così eh, la prima parte diciamo interessante state sono state le, le, delle sigle che accompagnavano dei testi di carattere giornalistico. L'incontro con l'elettronica come è stato? L'incontro con l'elettronica è stato interessante perché è avvenuto negli anni '80 e la SBP che era una. una una società eh, che affiancava la RAI eh, sulla ricerca in generale, insomma, no? e quindi le sigle in gran parte venivano fatte all'esterno. Eh, e Io ho cominciato, eh, diciamo, con, eh, con la sigla di Alberto Sordi, l'ultima sigla che io ho fatto in cinematografico, che era la storia dell'italiano. E, e che era una sigla anche molto lunga. Eh, naturalmente perché? Perché Sordi aveva un, una storia di attore ma anche di autore di se stesso e quindi era, bisognava, bisognava dare questo, questo tema di un, di un grande artista ma anche di un grande regista in qualche modo. Quindi questa cosa eh, è stata in pratica l'ultima sigla che io ho fatto in, eh, in 16 mm e in 35, eh, poi, e poi è arrivato il paint Box dopo averlo in qualche modo inquadrato con Virginia Rati e insieme abbiamo realizzato. Un, eh, un test sul, eh, su, questa, su questa nuova tecnologia importantissima secondo me perché pittoricamente era, era perfetta era qualcosa che veniva fuori che in, arricchiva molto tutta la parte che riguardava anche non solo le sigle ma soprattutto i contributi che poteva dare alle trasmissioni alla grafica in generale ho realizzato, oh, ho fatto un video allora di circa 20-25 minuti con, eh, con Virginia e abbiamo realizzato un'idea eh, un della gioconda al paint box e quindi mh, questo ci ha dato la possibilità di conoscere, eh, tant'è vero che poi questa, questo video mh, Uh, più tardi è stato, uh, è stato praticamente preso e portato alla Biennale di Venezia perché era veramente la prima produzione di una Biennale che era già cominciata loro hanno saputo che c'era questa cosa sono venuto a prendere proprio in blocco tutto il computer del, del, del paintbox ed è stato portato a, a Venezia. Quindi questo per far capire anche che cominciava eh, con la, tutta un'esperienza di produzione, soprattutto per, per i grafici, per le, per le sigle, eh, è nato una, un, un linguaggio che poi interessato a tutta la RAI siamo partiti sì, da, un, da un libro noi avevamo eh, nella nostra stanza che era attrezzata appunto con una verticale che fungeva da, da, da truca cioè una telecamera messa in verticale che riprendeva il piano un piano di lavoro orizzontale noi appoggiavamo su questo piano eh, le cose da riprendere la telecamera poteva fare dei frame separati ma poteva anche riprendere essere collegata a un a un nastro e quindi riprendere un video eh, riprendemmo la, no, la, la gioconda eh, che diventò un file immagazzinato nel paintbox eh, e col paintbox e con questa tavoletta grafica con a disposizione degli strumenti incredibili quindi Pennelli, pennini, colori, eh, capacità di ritagliare, capacità di registrare i movimenti: eh, facemmo questi interventi a passo 1 sulla Gioconda, e seguendo, seguendo una specie di storyboard perché lui voleva attraverso la Gioconda. Ehm, passare attraverso tutte le, le stagioni artistiche eh, italiane. Il lavoro iniziò con un foglio bianco, anzi una tela bianca, che prende corpo, come se eh, si gonfiasse con le sembianze della, ehm, della gioconda e anche quello fu un effetto realizzato totalmente al penbox. Tutto questo con diciamo con una lavorazione in live nel senso che tutto quello che succedeva sul computer era registrato in tempo reale su un pollice che stava nella nostra sala macchine il lavoro è stato talmente straordinario talmente fu una novità nella, e poi comunque che la biennale volle in prestito anche la macchina, anche il penbox. Come pittore c'è differenza tra la luce del quadro e la luce che invece utilizzi nell'elettronica? Ma io non c'è nessuna differenza, nel senso che il, il problema della pittura è un problema... È un problema che a me ha interessato, ha interessato subito. Eh, io ho cominciato a capire anche che questo mio doppio lavoro, è, diciamo, da una parte la ricerca sulla comunicazione e dall'altra parte una ricerca personale sulla poetica che io portavo avanti sempre. Fin eh, fin dagli anni degli anni 60, la mia pittura da una parte e diciamo, la comunicazione dall'altra. Queste cose poi, alla fine, con il penbox si sono incrociate. Cioè non, non erano più due filoni, ma diventava, uno, diventava una, una ricerca legata sostanzialmente alla mia poetica e quindi la cosa non era importante se dovevo fare una sigla oppure dovevo fare un, un video e avevo capito anche che il video in un certo senso si arricchiva in qualche modo della possibilità di essere stampato tant'è vero che io ho cominciato con, eh, con i Shibachrome, con gli Scanacrom, che è una cosa diversa che si faceva una realizzazione che si faceva in Inghilterra io mandavo i miei file in Inghilterra li sviluppavano eh, e lo stampavano su scan, uh, Scanacrom, una, una tecnica che a me ha interessato solo e mi ha accompagnato per molto tempo uh, quindi la, la pittura la pittura si è collocata dentro diciamo, l'andamento delle sigle e le sigle sono diventate un po' anche pittura. Capitava molto spesso, per esempio, che mi chiedevano una sigla che io già avevo in qualche modo sperimentato e, e allora prendevo de, dei pezzi e li montavo e diventavano, diventavano delle sigle. Quindi c'era anche l'utilizzo... Oltre che di software, anche di materia, di materia proprio, cioè sì. la sigla poteva essere composta da più cose. Sì, eh, noi adesso siamo arrivati al nocciolo eh, della questione, secondo me, perché eh, la, 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 quello che è capitato dentro di me era proprio eh, questo interesse, cioè io da, un, da una pittura materica. Eh, della pittura d'olio, della pittura a tempera, eh, è diventata una pittura immateriale. Eh, quindi, quindi per me questo è stato un passaggio molto, mo, molto curioso, molto interessante, però aveva eh, così le caratteristiche della mia personalità, che in qualche modo la mia curiosità soprattutto... Ecco una cosa di cui io non ho mai eh, eh, considerato due, due, due cose diverse, cioè le sigle io le ho considerate una creatività poetica, personale legata alla comunicazione, naturalmente. Eh, eh, ma la comunicazione doveva avere anche questo carattere. Che riguarda la, la poetica della, della pittura e dell'arte. Deve avere dei contenuti che possa in qualche modo eh, essere analizzata non, non tanto come, come racconto, ma come creatività di qualcosa che, che con la sigla si comunica in tempi molto brevi. E quindi devono avere dei contenuti poetici altrimenti eh, questa è stata un po la, 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 mia, la mia impostazione e ho avuto un po questa poi dopo ho incontrato anche dei problemi di carattere diverso cioè nel senso che per esempio eh, è nata la possibilità di, di, di creare L'impaginazione di rete e questo l'ho fatto verso la fine degli anni Ottanta per, per la rete 2. E, da questo punto di vista, io ho analizzato, diciamo, in qualche modo tutto quello che era la produzione allora de, de la, della rete. Io avevo avuto il compito di. Ecco, di, di cominciare un'impaginazione omogenea della rete e ho fatto proprio una, un progetto di luminosità, eh, cioè la mattina, il pomeriggio e la sera, tre luminosità. Eh, ho cominciato questa quest impaginazione, l'ho portata diciamo, abbastanza avanti, dopodiché eh, ho avuto... Un altro compito, mi sono diciamo, limitato a, come dire, a produrre una, una parte della realizzazione della rete, dopodiché eh, io eh, sono stato chiamato a, a impaginare RAISAT, e con RAISAT è, è cominciata come dire. Uh, Un'altra un un parte di quello che si può definire una mentalità, eh, il contributo che io potevo dare alla comunicazione de, de la, anche della rete in generale, insomma, Rai Sat è stato un momento oh, mo, molto importante. Perché? Perché io ho fatto le 5-6 sigle di struttura legate sostanzialmente ai linguaggi dell'arte, che era stata la mia impostazione da, da, da sempre in qualche modo. Fatto le, 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 le cinque sigle di struttura, io ho, ho chiamato una decina di artisti famosissimi, eh, che erano non solo di Roma, ma anche, ma anche di Milano e di Torino. Eh, quindi mi è venuta fuori un'impaginazione un interessante perché, in qualche modo, richiamavano quello che per me era stato un'idea un fin dall'inizio: di, di fare una rete eh, tutta legata ai linguaggi dell'arte, alla comunicazione artistica e alla ricerca artistica, perché ogni artista aveva una sua. Un, un suo modo di, di vedere anche questa comunicazione. C'è qualcuno artisti. in particolare che ti è rimasto impresso di questi artisti che hai incontrato? Sì, ma non, non solo uno, io quando, quando li ho chiamati naturalmente conoscevo il loro linguaggio, conoscevo la loro applicazione, quindi questo è perfino Pike, Rangon eh, Pike ricordo che mi, mi mandò il suo storyboard eh, in una lettera eh, e quindi io eh, poi ho realizzato completamente... Attraverso quei disegni la, la, la sua partecipazione, poi c'erano personaggi come Boetti, per esempio, che ha praticamente realizzato un suo quadro e così è avvenuto. Per, per tanti altri, insomma, per Raisat, ho fatto anche una cosa: cioè. Eh, si era arrivati all'inaugurazione. C'era il presidente della Repubblica che arrivava e loro, la, la redazione, voleva fargli vedere un film di Giulia Angiulia, eh, che era un, eh, un, un praticamente un, qualcosa che durava circa due ore. Eh, Fichera, che era il direttore di, di, di Rai Sartre, eh, mi chiamò e mi disse: Senti, noi non possiamo far stare il Presidente della Repubblica due ore a vedere un film per poi no, schiacciare un bottone facciamo qualcosa eh, facciamo so che, che, che tu fai dei video fai un video eh, magari di qualche minuto io stavo facendo in quel momento la, un video che si chiamava che in qualche modo mi ha aiutato a, a realizzare il titolo di questa cosa, perché l'ho chiamato Footprint, che era anche una trasmissione, eh, una trasmissione di Rai Sat. <music> È stata una cosa eh, ma naturalmente molto importante che eh, infatti il premio che ho ritirato poi io l'ho dato alla Rai visto che l'aveva prodotto insomma ci sono dei countdown che a me mi hanno colpito Di sì, esatto sì. Come, come sono usciti come è venuta l'idea dei countdown beh l'idea è venuta proprio de, dal, dal fatto che eh, io avevo fatto le sigle di struttura tutto sui linguaggi dell'arte, dopodiché i countdown, diciamo per me è stata un'idea un perché eh, sapevo che dovevo chiamare degli artisti. Eh, e, ed erano artisti anche di grande, di grande prestigio, di grande preso culturale. Eh, quindi il problema era di dare a loro una misura, no? il countdown è un conto alla rovescia, eh, eh, che magari eh, era per loro una misura anche molto pera. Io avevo chiesto a loro lo storyboard, dopodiché insomma, potevo eh, in qualche modo aggiustare quello che poteva essere il loro impegno nel realizzare questo, questo video. Naturalmente essendo anche corto di 12-13 secondi, 15 secondi al massimo, insomma, quindi la, la, loro preparavano il materiale, io poi gli fissavo il turno. Eh, per realizzare la, la loro idea, qualcuno, per esempio quello di, di Pike, eh, lui mi ha mandato tutto il materiale e io poi l'ho fatto eseguire. Okay. Quindi c'era questo scambio di, 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 di partecipazione. Gli altri artisti, alcuni erano anche molto, molto preparati. Adesso. Si trattava di in qualche modo di, di aiutarli a, fa, a, a realizzare una tecnica che magari alcuni non conoscevano, insomma, no? e, e questo per me è stato, per me è stato facile. Io gli, ho indicato, gli indicavo questo posto, poi li accompagnavo alla realizzazione, gli davo anche eh, alcuni consigli, eccetera. Quindi questa è stata. Però abbiamo, come dire, Rai Sat è venuto fuori una, una, diciamo un canale che in qualche modo aveva una situazione di immagine molto articolata e molto, e molto unita nello stesso tempo. Perché le sigle di struttura, che erano 6 o 7 che ho, ho fatto io all'inizio erano poi seguite dalla, dai countdown che era una decina di 12 artisti di un peso culturale molto forte. Ma voi eravate consapevoli che stavate, stavate facendo una, una televisione di tipo nuova? Ma, o... ma <ride> certamente, c'era cioè, proprio l'intenzione, perché guarda, io la mia esperienza in questo è stata sin dall'inizio. Cioè, io eh, diciamo, L'impianto, il mio impianto creativo veniva dal fatto che io comunque facevo degli storyboard, poi naturalmente facendo delle copertine dei programmi che in qualche modo si riferiva alla comunicazione televisiva. Il problema era cogliere sostanzialmente la, la concettualità dell'arte. Cioè, l'arte in qualche modo veniva fuori sui linguaggi, sulla figurazione, sull'astrazione, sulle, su, sulle dinamiche. E quindi questa era l'ispirazione, ma in realtà poi le, le copertine delle trasmissioni erano, venivano fuori dai temi stessi delle copertine. Insomma, ehm, eh, io ricordo. La, la, la trasmissione di, di Zavoli, che era complessa perché era piena di, di giornalismo, però io l'ho fatta legandomi così sostanzialmente ad una, ad una visione, ad una, ad una narrazione di un minuto, di un minuto e mezzo, però legato ad un forte realismo. Per esempio, ed era un realismo realizzato eh, perché, realizzato sostanzialmente con tecnologie molto avanzate. Eh, quindi, eh, la, 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 diciamo, la, la prima realizzazione che io ho fatto sul 3D è avvenuta per il TG2, subito dopo era, non, era la trasmissione era la trasmissione di Zavoli, la notte della Repubblica. Questa realizzazione aveva un compito eh, da una parte di un realismo molto forte, cioè di, di iperrealismo, perché il problema era la città, cioè costruendo una città che in qualche modo aveva del, all'interno delle metafore, come quella di un tunnel. Cioè, molto spesso eh, no? c'era questo clima generale dove si parlava di un linguaggio che veniva appunto dal sistema. Bisogna uscire dal tunnel. Eh, ecco, eh, io ho costruito un tunnel vero, dopodiché, eh, eh, alla fine di questo tunnel, c'era una grande città che poi. Eh, come dire, eh, da, dalla sua luminosità, eh, eh, diciamo, praticamente si, piano piano si annullava no? e questo buio diventava poi la, la, il titolo della, della trasmissione. Quindi avevano dei contenuti molto forti, ma anche molto legati alla, alla, al clima del di una delle tante linguaggi dell'arte, insomma. Quindi questo riferimento io non l'ho mai come dire, l'ho mai trascurato. Oggi c'è ancora spazio dentro nuovi mezzi, nuovi media per queste forme di artigianato, diciamo così, eh, pittorico. Sì, io credo che ci sia spazio quando, quando si adopera un, un elemento di comunicazione, poi è, è chiaro che molto spesso può essere legato anche alla, alla personalità che costruisce queste immagini. Eh, la mia era una, come dire, una posizione dove mi permetteva in qualche modo di non essere monotono, perché il rischio. Di fare. Io ho fatto oltre 100 sigle per la Rai e quindi eh, questo, questo modo di, di realizzare, di lavorare all'interno della comunicazione mi permetteva di articolare molto il mio, il mio intervento. Perché se no il rischio è che eh, ti guardi quello che ti piace a te e alla fine lo porti avanti. Per, per, per anni ecco questa era una cosa che a me non, non, non mi interessava io non volevo dare un vizio personale alla cosa io volevo dare un'ispirazione che mi permettesse di allargare il campo della realizzazione cioè quindi il tema della trasmissione in qualche modo mi dava sempre la possibilità di essere dentro quel tema ma di realizzare tecnicamente eh, la sigla con linguaggi diversi. Visti gli sviluppi tecnici rapidi che ci sono, che futuro ti immagini nel campo della videoarte, della televisione? Ma la televisione ha un, compito, ha un compito molto vasto perché, perché il pubblico della televisione eh, è vastissimo. Io posso dire che eh, c'erano delle preoccupazioni inesistenti, nel senso che gli strati sociali della popolazione che guarda la televisione, in quanto a sensibilità, non è il rapporto, cioè un intellettuale possa saper leggere le immagini in maniera più veloce. Ma dal punto di vista poetico non ci sono stratificazioni di questo tipo. Io, per esempio, avevo come interlocutore il mio portiere di casa e, 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 e diventava un mio referente perché io gli facevo delle domande e lui, anche se in maniera, come dire, non da, da intellettuale, mi dava delle risposte. Che aveva capito, aveva saputo leggere quello che io volevo, volevo dire. Eh, queste sono delle cose eh, che io ho scoperto e eh, che mi ha fatto capire che è una questione di sensibilità, non è il grado di intellettualità delle persone che possono dare un, un giudizio a. a a una cosa che è veloce molto spesso una sigla cioè al massimo a una cioè quello che è durata di più era la storia di un italiano ed era di circa due minuti c'è qualcosa di positivo che ti rimane del lavoro in azienda Rai? ma sì sì certo c'è il fatto che io ho fatto un'esperienza professionale e umana importantissima, dove, dove questo mi ha dato, mi ha dato delle soddisfazioni immense, ma soprattutto il fatto che io mi in qualche modo sono entrato dentro un sistema produttivo da giovane senza conoscere niente sapendo eh, che eh, sì, io avevo studiato a Torino con, con sui corsi di Armando Testa, quindi naturalmente alcune cose della comunicazione mi erano rimaste però eh, il fatto che le sigle dei programmi della RAI erano naturalmente eh, molto articolati, ma, e quindi era, erano delle, delle produzioni anche molto, beh, per me anche molto nuove, cioè, quindi bisognava raccontare ecco, alcune cose che non poteva avere, eh, come dire, soltanto una soluzione di carattere tecnologico, cioè costruire una sigla in termini soltanto... Tecnici. Per esempio, ci sono, eh, ci sono ricordo, delle discussioni con alcuni redatori del, eh, della redazione, del, soprattutto quelle giornalistici che avevano un carattere, come dire, a volte nemmeno conosciuto dalle, dalle stesse persone che, che poi lo, lo producevano eh, perché erano cose che venivano fuori a volte anche in maniera improvvisata e quindi tu dovevi essere lì e stare dentro eh, quindi nascevano anche dalla discussione Beh, è, è mai banale perché l'unica cosa che potevi andare incontro è che il, eh, i componenti della redazione ti chiedevano delle cose eh, che poi sì, faceva parte della trasmissione eh, però erano dei raccontini in realtà soprattutto quando, quando loro ti chiedevano di intervenire su alcuni concetti della trasmissione che erano evidenti dal fatto è che una, una sigla è una, è una sintesi molto forte e quindi invece magari loro ti chiedevano di, di, di raccontare delle cose che, sarebbe, che avrebbero avuto come dire, la, 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 un tempo completamente diverso quindi insomma molto spesso veniva fuori delle cose eh, delle discussioni, a volte interessanti, a volte meno, però sempre molto ricche di, di, eh, e per cui tu dovevi diventare anche qualcosa di, di diverso, cioè non eri soltanto il grafico che dava un suo contributo, ma doveva avere la, la, la possibilità di, di, di far capire a loro che tu in quel momento no, Uh, avevi bisogno di qualcosa uh, per sintetizzare un concetto. c'era una sigla di una trasmissione eh, giornalistica poi fatta dagli autori stessi cioè, perché eh, Lezioni di Mafia era un, una trasmissione eh, che in qualche modo faceva Falcone eh, e ricordo che in una, in una riunione eh, per la realizzazione della sigla cioè io gli dissi che avrei... Portato come personaggio principale no? Marlon Brando che aveva, eh, aveva fatto un film sulla mafia, insomma, no? quindi, il padrino per eccellenza, no? cioè un grande artista, un grande attore, ecco. però come poteva essere utilizzato, quindi era utilizzato diciamo, come, eh, come personaggio. Eh, che rappresentava la memoria della mafia, cioè, la, la, cioè in lui nella sua fronte doveva venire fuori una serie di immagini che erano i contenuti della cattiveria, della, della forza della mafia. Allora eh, io gli chiesi eh, se per caso lui avesse avuto qualche filmato di qualche... Eh, interrogatorio di qualcuno e allora lui mi raccontò una cosa e mi dice sì io ho una cosa per lei eh, di, di, di questo tipo perché uno, appartenente, uno che aveva eh, che era appartenuto alla mafia di New York aveva tradito la mafia stessa eh, ed, è, ed, è fuggito, ed era fuggito dall'America da New York no? eh, 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 ed era ritornato in Sicilia eh, e, e allora dice, nel, nel, praticamente la, la, la polizia americana era venuta in, in possesso del momento in cui lui aveva giurato appartenenza alla mafia. Questo giuramento no, eh, aveva. E, e tutti i contenuti per essere poi riconosciuto dappertutto perché la mafia stessa che lui aveva tradito in America ha mandato questo giuramento a Falcone e quindi Falcone a, aveva la prova esatta che questo era un eh, ehm, e allora io eh, questo quest episodio l'ho utilizzato per la sigla cioè praticamente nella, nella testa di Marlon Brando che era il capo mafia per eccellenza no? aveva uh, uh, questa memoria della, del giuramento del, uh, della, del racconto in qualche modo e che ha fatto una sintesi importante per la sigla perché insomma, un giuramento dura pochissimi secondi però lui era un, un mafioso vero ed era, rappresentava diciamo, la copertina di questa trasmissione ed è stata una cosa un contributo molto, eh, molto interessante ecco questo per, per capire che insomma una sigla non ha una narrazione molto lunga ha una, è una sintesi e quindi le sintesi de, ha, ha bisogno per forza di contenuti molto forti perché altrimenti e sono contenuti che in qualche modo entrano nel, nel, nell'animo, nel, nella testa delle, delle persone che devono, devono avere in quel momento la sensazione di essere in qualche modo concettualmente coinvolgenti. Mario, in questo ambiente mi sembra di stare in una bottega di un artigiano, che ne so, del Seicento, ma c'è anche un computer qui dentro. Come no, certo, ed è la postazione dove io e la mia assistente passiamo la maggior parte della... Cioè, certamente, eh, l'ateliere la, la, poi è composto eh, da altre due stanze, un archivio che sta alle mie spalle, eh, e proprio nella, in quella parte là, che è la parte, diciamo dove il computer, eh, al computer passiamo la maggior parte delle, delle cose, poi io, eh, io mi posso mettere qua e fare degli storyboard, preparare, eh, per, però insomma questo è uno studio eh, dove io ormai sono da 25 anni eh, e che ho passato... Uh, come dire, intanto mh, mh, del tempo piacevole perché intanto sto, sono al centro, eh, non sono molto lontano da casa, che questo significa non dover attraversare, ecco, venire a piedi al massimo con due fermate di autobus. Eh, insomma, è un luogo storico. Perché qui eh, ci sono sempre stati studi di artisti fin dagli anni venti, eh, ci sono stati artisti anche molto famosi e, e quindi io mi, mi, trovo, mi trovo molto bene perché sono insieme a degli scultori, a, ad un architetto molto bravo eh, e quindi insomma c'è il rapporto anche molto bello, se vuoi scambiare come spesso facciamo. Abbiamo dentro questo posto abbiamo anche una galleria eh, che molto spesso ci sono degli artisti che magari non trovano, non trovano una galleria e vengono a fare una mostra qui da noi. Insomma. Quindi, Quindi è molto interessante. La tecnologia cioè. anche il progresso come sta andando avanti può convivere con l'arte? Ah, non non c'è dubbio, ma io credo che adesso insomma naturalmente io diciamo ho avuto un compito come pittore, ho avuto un, un compito sulla comunicazione all'interno della RAI, ma insomma è stata un'esperienza in cui questi contributi cioè io che ero grafico e pittore in un certo senso, quindi mh, questa cosa mi ha dato sempre la possibilità, come dire, di attraversare eh, concettualmente i sistemi della comunicazione, ma anche quelli dell'arte. Eh, cioè io no, ecco, da questo punto di vista non ho mai pensato di fare delle differenze, no? eh, poi posso avere avuto dei, dei limiti di comunicazione, magari nel senso che non, non sempre a tutti possono avere soddisfatto le mie cose. Però, insomma, chiaramente eh, il mio percorso al di uh, là di alcune cose anche molto, molto semplici da interpretare ma ha avuto sempre un arricchimento perché una copertina di un programma ha dato sempre la possibilità no, di, eh, di trovare una discussione che che poi si arricchiva di contributi. Quindi, da questo punto di vista, dentro questo studio, io non è che faccio un'altra cosa, faccio la stessa cosa, quindi eh, sia con un quadro, sia con, eh, con una sigla. Insomma, per me, questa differenza non è... credo, credo che lo sia per tutti coloro che devono affrontare questo tema. Certamente, eh, avendo fatto la prima esperienza con, eh, e aver capito che era un mezzo sulla quale potevo scaricare diciamo così, la, mia, con, la, la, la mia personalità, e, è, è come se mi fossi inventato un lavoro, insomma. Perché, eh, perché io quando sono entrato cioè, ecco, ho trovato come ispirazione quell'antenna eccezionale che era stata fatta da un, da un grosso grafico milanese e c'era solt soltanto quello pure mh, i cartoni animati ma io non sono stato mai ecco, uno che ho guardato, diciamo, quella direzione lì del, del cartone animato. Venivo da esperienze diverse, il mio rapporto con la pittura era molto forte. Eh, e quindi io avevo l'unica eh, l'unico sistema produttivo veniva, concettualmente veniva da quello, no? perché la materia della pittura. Avevo capito che il problema non era riportare quello, no, no, cioè la, la, la pittura è un sentimento tuo che puoi comunicare agli altri. Qui c'erano dei temi molto forti, secondo me. Ecco, c'erano dei temi che andavano, che si distribuivano su una popolazione molto bassa, che andava appunto da persone che avevano un grado di istruzione eh, molto breve come altri che invece guardavano la televisione da, da intellettuali, poeti, eccetera. Quindi dover comunicare a questo vasto pubblico per me è stato un allenamento mentale molto, molto interessante. Poi il fatto che io portavo il mio contributo poetico eh, era altrettanto interessante, soddisfacente. Insomma. Poi certamente non è che potevo, potevo fare tutto, alcune cose non le capivo e, e, sa, e incontravo delle difficoltà di comunicazione per realizzare una cosa. Anche perché, insomma, eh, qualche volta uno ti telefonava e ti diceva ho bisogno di una sigla così, ecco, ecco a me quelle cose lì non, non mi funzionavano molto perché io volevo sapere che cosa, eh, chi era prima il mio interlocutore, insomma, eh, e, e quale concezione aveva della sua trasmissione e del suo messaggio. oh mm -hmm. stai lavorando io in questo momento sto lavorando molto sulla eh, sui linguaggi del della pittura eh, non materica e quindi diciamo essendo stato il primo, e eh, mi hanno attribuito anche delle responsabilità che possono sembrare eh, anche cose molto interessanti, molto belle, come chi, eh, chi comincia come me ad esplorare un linguaggio come quello del, dell'immaterialità. Per uno che aveva la materia, da, eh, cioè, io ero un pittore materico anche molto, molto forte. Eh, eh, mh, avendo lavorato appunto uh, sulle sigle dendo, uh, uh, ed è, sono arrivato alla conclusione che il paint box è una, uh, un linguaggio smaterializzato però praticamente con uh, delle possibilità uh, di pittura incredibili e interessanti ecco sono 30 anni di questa ricerca e che adesso in questo periodo diciamo nelle scuole, nei licei, nelle accademie si cominciano a fare delle cose, avremo in termini di un paio d'anni, due o tre anni avremo un linguaggio che Coprirà sostanzialmente tutto quello che. certo, ci sarà sempre la libertà di creare, come dire, la pittura materica con quella immateriale, però eh, io vi posso garantire che da, dall'immagine dall fotografica ecco, uno praticamente non, non se ne accorge che. Che è una pittura smaterializzata. Quindi questo è l'aspetto la, 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 che mi rende ancora di più eh, la voglia di, di completare la ricerca. Diciamo che in termini sintetici eh, in qualche modo Tento di censurare la mia poetica per dare più spazio alla ricerca linguistica.